Sul DUP, documento unico di programmazione presentato e illustrato oggi nel Consiglio Comunale dal Sindaco di Pescara Carlo Masci, le opposizioni di centro-sinistra, come dichiarato nei giorni scorsi e oggi dal 5 Stelle, annunciano la presentazione di numerosi emendamenti. Non una centinaia da parte nostra, ma alcuni emendamenti importanti e di merito che rappresentano le priorità del Movimento 5 Stelle per la città, cosa che invece non abbiamo potuto leggere nel documento presentato dal Sindaco Masci, in cui invece sono riportati tutta una serie di interventi decisamente secondari rispetto alle esigenze della città e secondari anche rispetto a tutta la campagna elettorale e la linea di mandato che ha presentato in Consiglio Comunale. Si parla di cartelloni pubblicitari, di rapporti con l'INAIL, di piano di rischio aeroportuale, ma nessuna parola è data ad esempio rispetto alla nuova Pescara, rispetto alla sicurezza, quindi tutti i famosi droni, le telecamere, quant'altro non è assolutamente citato all'interno del documento unico di programmazione, e le questioni riguardanti il parco in più, le piazze in più, anche queste completamente assenti. Non c'è una parola sul Parco Nord, non c'è una parola sulla Pineta, non c'è una parola rispetto alla volontà, ad esempio, di creare un vero e proprio parco del mare rispetto alla zona del piano particolareggiato 2, ovvero l'ex Cofa. Lì invece si segue semplicemente una richiesta che arriva dall'università di uno spostamento, diciamo, complessivo della sede universitaria. Per quanto ci riguarda, l'università è la benvenuta anche rispetto alla possibilità di creare nuovi spazi per i propri studenti, ma questo non deve riguardare lo spostamento complessivo delle volumetrie. In aula si è anche parlato della situazione di alcuni sgomberati di Via Lago di Borgiano che sono ancora sistemati in albergo. Purtroppo, dico io, perché ad oltre 2 anni ancora 26 famiglie attendono una collocazione. Una collocazione che stiamo cercando di dare adesso sulla base del patrimonio disponibile abitativo da parte dell'ATER e anche da parte del Comune. E non sappiamo, perché si parla del ferro di cavallo, e noi abbiamo un patrimonio immobiliare che consta di circa 4.500 alloggi per quanto riguarda l'ATER e circa 800 per quanto riguarda il Comune. Noi cerchiamo di tenere tutti gli alloggi occupati, quelli che stiamo recuperando saranno messi assolutamente a disposizione per quei residenti laddove i criteri e i requisiti sussistono, e per poterli ricollocare, perché non trovo assolutamente dignitoso che a distanza di così tanto tempo delle famiglie continuino a vivere in un albergo, tra l'altro fuori zona, perché parliamo dell'Hotel Amico a Città Sant'Angelo, sulla riviera l'Hotel Holiday, o comunque con un contributo a carico del Comune per quelle abitazioni che i privati comunque hanno dato in locazione.